vi racconterò storie di musica e della sottile linea che separa il fallimento dal successo. Io sono Emiliano Cecere e questa è L'etica di un artista mancato. Tutto nasce dal popolo. Pongo una domanda: se non fosse per colpa delle centinaia di talenti o presunti tali che si sono riversati in massa in cerca di un'opportunità, oggi la musica vivrebbe di luce propria? Io dico di sì. In fondo, se al primo provino di Amici o di X Factor non si fosse presentato nessuno, le discografiche sarebbero state ben contente di poter continuare a fare il loro lavoro come prima. Ma cosa sono queste benedette case discografiche? Beh, non sono nient'altro che un mucchio di persone che devono fare il loro lavoro, con il solo scopo di portare soldi in cassa affinché il sistema stia in piedi. Ciò che è cambiato sostanzialmente da prima è il mezzo per fare business, ma il focus è sempre lo stesso: creare emozioni. Il segreto in fondo è tutto lì. Sai emozionare? Se sì, allora hai un'opportunità. Anche se trasmetti un'emozione di disgusto o di compassione o di tenerezza, va bene. Anzi, è perfetto per un talent. È un'ottima emozione per creare attenzione nella gente. Già le vedo le centinaia di segretarie e parrucchieri che dicono: ma hai visto quella ieri sera a X Factor? Poverina, che figura. Quindi questo sogno romantico di poter esprimere se stessi con il proprio talento è figlio di un'emozione indotta dall'innamoramento per ciò che abbiamo ascoltato e che ci ha nutrito, ma allo stesso tempo ci ha reso anche enormemente vulnerabili, ingenui e anche presuntuosi, tanto da essere disposti a darci in pasto al tritacarne mediatico senza annusarne i rischi. E i frutti molto spesso di questo agire alla cieca sono biada per psicologi e case farmaceutiche che producono i benedetti antidepressivi. Io da genitore non sarei per niente contento di vedere i miei figli sotto i riflettori dall'intero universo, perché lo sguardo dei vicini, del tuo quartiere, è l'universo intero. Difficile tenerne testa, difendere l'ingenuità dei tanti genitori che lasciano frantumare gli ingenui sogni dei propri figli verso un disastro annunciato per arricchire le tasche di qualcun altro. Eppure basterebbe poco per evitarlo. Servirebbe un po' di etica professionale da parte degli addetti ai lavori. Benché sia contrario a questa forma di scovatalenti come fosse una sfilata di vacche al macello, basterebbe fare questi benedetti provini a porte chiuse e una volta che trovi il talento lo tiri fuori come l'ultimo gioiello della terra, che in fondo era ciò che avveniva prima che la televisione prendesse in mano l'intero mercato musicale. Ogni band che ho ascoltato, ogni disco che ho comprato era un gioiello perfetto. Trasmetteva esattamente l'essenza della loro anima. Genesis, Pink Floyd, Joy Division. Immagini e personalità così distinte, diverse, nette, precise, dignitose. Le centinaia di mila lire spese in dischi non le ho mai rimpiante. Dietro questi dischi c'era l'evasione, il sogno, il viaggio che nulla aveva a che fare con il vissuto quotidiano. Fatto di cose pratiche, la scuola, il lavoro, le botte con i compagni e tanta, tanta ansia. A proposito di quotidianità e di cose terrene,
mi viene in mente un provino che feci nel lontano 1990 da Teddy Reno e Rita Pavone per il Festival di Ariccia. Ebbene sì, ho partecipato anch'io al Festival di Ariccia, che non so neanche se esiste ancora. Subito i miei sogni di gloria si frantumarono in questa realtà, direi, fantozziana. Il regista Comencini si presentò alla porta di casa e di colpo diresse alla mia vita. Ariccia, terra che conosco bene avendo i cugini proprio lì vicino a Genzano. Comunque, i provini si svolsero all'interno di un ristorante. In un angolo il tipico palchetto per chi fa il mestiere di intrattenimento, il faticosissimo piano bar. Era talmente piccolo quel palco che la mia band dovette rinunciare a salirci. Così ci salì io, da solo, che ero il cantante cuor di leone, e devo dire che non c'era neanche l'asta del microfono perché il provino si svolgeva in playback. Per me una passeggiata. Così presi una scopa che era appoggiata in un angolo del ristorante e la usai come un'asta microfonica. Riguardandolo con la maturità di adesso, mi accorgo di quanto i dettagli facciano la differenza delle cose. Quella scopa simboleggiava tutta l'assurda situazione in cui mi trovavo. E la polvere che avrei dovuto mangiare prima di trovare il palco dei miei sogni e liberarmi di quella situazione in cui ci eravamo andati a cacciare. Sì, perché quando vidi che Rita Pavone iniziò a battere i piedi a Tempo di Musica, a provino concluso, la società di Teddy Reno ci firmò subito un contratto. Non so bene di cosa. Di cui non riuscimmo a svincolarci per un intero anno. Non che sarebbe cambiato qualcosa ovviamente nelle nostre vite senza quel contratto, ma che senso ha contrattualizzare dei ragazzi in cerca di gloria se non hai nulla da offrire? Mi ricordo questi appuntamenti senza senso ad Ariccia. Io che vedevo questi poster di Teddy Reno con lo sfondo celeste, lui in queste pose alla John Wayne, gli occhi truccati male. Insomma, non c'era neanche l'ombra della musica che amavo. Era tutto così casereccio, tutto così normale e allo stesso tempo grottesco. Annusavo la pochezza di quel mondo fatto di salotti, di ricerca di fama, di scuola di teatro, di scuola di canto, magari per una diretta in Rai o un film. Nessun eroe, insomma, ma solo il tentativo di sbarcare il lunario. Diciamo il classico italiano che si godeva in parte le ricchezze dei presunti successi ottenuti in gioventù, senza di fatto aver costruito nulla di così artisticamente tangibile. Ad ogni modo, ritornando al discorso dei provini a porte chiuse, usciti dal viaggio dei castelli romani, alla fine noi rimanemmo illesi da quell'esperienza. La nostra immagine non esisteva prima e neanche dopo. Avevamo conservato quella cosa preziosa che si chiama anonimato. Tutto poteva ancora succedere perché nessuno si era accorto di niente, tranne noi ovviamente e il nostro stomaco riempito di panini e porchetta. Potevamo girare liberamente nel nostro quartiere senza essere riconosciuti, senza ombra di imbarazzo perché non eravamo diventati un fatto di cronaca. Eravamo salvi, giovani e con la voglia di provarci ancora. Che quel mondo fatto di arte, forse troppo idealizzata prima di quell'esperienza, poteva ancora realizzarsi. La nostra musica, così acerba, era comunque nostra. E in sala prove quel viaggio interminabile, fatto di note e parole confuse, era ancora salvo. Bene ragazzi, direi che per questa prima puntata è tutto, spero sia andata bene. Se vi è piaciuto l'episodio e volete seguirmi, iscrivetevi al mio canale YouTube e Telegram per non perdervi ovviamente
i miei podcast. Appuntamento quindi al prossimo episodio con l'etica di un artista mancato. Ciao!